Nuovo appuntamento con SOS Arezzo TV. Buonasera Beppe Marconi. Ciao. Nei nostri viaggi, anche su segnalazione del consigliere comunale Mary Cornacchini, che ha pubblicato le foto nella sua pagina Facebook, siamo venuti in via Achille Grandi, questa zona possiamo definirla industriale di Arezzo, abbastanza nuova, quantomeno. Insomma, bella, eh? Sì, cioè, dà lavoro a diverse bella persone. Gente, bella gente. C'è la Nuova Verta, zona Bianconi, una zona frequentata. E in questo parcheggio però da tempo si trova completamente abbandonato addirittura un pullman. Guarda qua che lavoro. Senza motore. Senza motore, vedo staccato tutto. Quindi questo non parte? Non parte. A meno che lo trainino. Quindi allora. È il problema è che il pullman ci dovrebbe stare, potrebbe essere successo qualcosa, che il pullman si è guastato, sì. Il motore l'hanno smontato per riparare, il problema non è il motore. Ah, tu dici che dopo lo rivengono a prendere? Il problema non è il motore, perché poi è targato abbastanza recente, sì. Quindi il pullman non mi sembra tanto vecchio. Il problema Siena è, sembra. Siena, sì. Il problema è questo, è la portiera aperta. Sì. Andiamo a vedere. Quindi questo ti fa capire, vedi, sì. C'erano dei sigilli. Sì. E sono stati tolti. Sono stati tolti. Di chi sono? No, i sigilli sono anonimi, quindi. No, l'avranno messo per non chiudere. Probabilmente sarà rotta anche la porta, non lo so io. No, che sennò... davanti, ma ci fosse qualche timbro che fosse tutto sequestro. Invece no, assolutamente no. E quindi di conseguenza qui. Forse sarà rotta anche lo sportello e per chiuderlo avevano messo questo scopo. Sicuramente sì. Però, no, poi sai, ci vuole i compressori. Comunque dentro ci sono altri pezzi, diciamo, abbiamo visto un tavolino nel corridoio, questo non so cosa sia, ci sono altre, diciamo, ferraglie dentro. Dai, questo è un buon posto per dormire la notte, dai, specialmente quando inizia ad essere freddo. Quindi sicuramente qualcuno ci vengono a dormire. Qualcuno ne approfitta la notte per poter venire a dormire qui. Ma veramente io penso che non si possa tenere così abbandonato in un'area, poi vedi sulle strisce, sì, per il parcheggio delle occupa auto. Occupa 6 posti. Non si possa tenere abbandonato così a se stesso un mezzo del genere, soprattutto perché costa. Farci salire la cento a la notte vuol dire farlo spaccare tutto, o almeno sporcare tutto. E poi quest'area non ci può stare. Non l'ho capito. Come ci sia finito? Come ci sia finito? Sicuramente ha avuto un guasto, sicuramente ha avuto un guasto e l'hanno lasciato qui. Anche qui hanno messo lo scotch. Sì, sì, ma il fatto stesso poi che ci sia questi bilici davanti che lo coprono completamente, questo non va assolutamente bene. Non va ha l'assicurazione però scaduta, perché quindi è da te, non è da un giorno che è qui, scaduta il 30 giugno. E quindi è diverso tempo, qui. Poi si vede che non è tanto che non viene mosso, questo mezzo, vedi l'erba che è nata davanti. Ma sinceramente io penso che sarebbe il caso che qualcuno intervenisse e lo portasse in un'area destinata e non l'abbandonando qui, perché penso che fra un poco, se il proprietario interessa, fra poco qui ci trova poco. C'è il telepass addirittura. C'è anche il telepass. Sì, sì. Quindi tra l'altro ci sono per chi lascia le auto abbandonate, sai che ci sono delle multe, che sì, sono stati fatti anche degli sgomberi. Adesso vedremo qui come la perché non è portare via una macchina qui. No, ma ci sono i caratteristici apposta per portare anche via questi. Io penso che sia il caso di portarlo via, di portarlo in un'area anche nell'interesse del proprietario, perché sicuramente qui dicevi c'è il telepass, è comodissimo, sarà disattivato, sicuramente sarà disattivato, però insomma, che ti devo dire, vedi, impianto microfonico, poi davanti ancora la guida apposta. Quei bus da gita, no? Bravo, esatto, sì. Questo è un bus da gita turistica, però lascia così. Di chi è questo bus? Come è finito qui? Mi sembra veramente da matti, scusa la parola, ma proprio da matti. Anche perché insomma, è abbastanza nuovo. Sì. Bravo, esatto, buttare via un capitale in questo modo qui, perché poi un bus così costa, quindi sì, un capitale di questo genere. Le gomme insomma sono della Bridgestone, insomma. Sono un po' da cambiare, ma insomma, però contenti loro. Sì. Qui bisogna vedere se poi il motore l'ha portato via qualcuno per aggiustarlo o l'hanno rubato, perché qui non si sa. Sicuramente l'hanno portato via per aggiustarlo, dai. Sicuramente ha fuso il motore, è stato smontato il motore, l'hanno portato via. Perché vedi, non è stato, se viene rubato viene tolto in un modo diverso, ma vedi qui sono stati proprio smontati per bene, vedi, anche i raccordi. Quindi sicuramente questo ha avuto problemi al motore e quindi di conseguenza, vedi, non ci sono tubi rotti. Sennò generalmente chi ruba spacca tutto e porta via. Invece qui no, i raccordi sono tutti a posto, sono proprio smontati per bene, quindi di conseguenza, dai,
Questo ha avuto un guasto, però è da matti lasciarlo qui. Insomma, ci auguriamo che costa qualche centinaia di euro. Che la polizia municipale intervenga. Ti faccio solo vedere proprio al volo, però, come in queste aree industriali purtroppo c'è questo abbandono di rifiuti che guarda un po', che tani, che cose sicuramente non biodegradabili. Un po' di macchie in terra ci sono, dai. Qualcosa di oleoso. Questa è l'altra cosa che si dice non dovrebbe avvenire, non dovrebbe accadere, perché ci sono apposta le aziende che queste sono piene. Sì, sono pure piene. Di che cosa? Cosa sarà? So. Guarda, guarda. Qui è caduto tutto per terra. Sono piene, questi oli sono qua. Non lo so, segatura, non so che sia. Insomma, via Achille Grandi, il pullman, i rifiuti abbandonati, non è così un grande momento per questa zona. Ci auguriamo, insomma, che la Polizia Municipale intervenga sul pullman e anche qua qualcuno a rimuovere questi rifiuti. Vogliamo salutare però, perché sai che questa trasmissione va in onda sul digitale terrestre, ma poi abbiamo una sezione nel sito arezzotv.net dove ci sono tutte le puntate. E dove viene visto un po' dappertutto. Infatti sono stato in Francia da amici e ci guardano tutte le sere tutti i servizi che facciamo, quindi li vorrei salutare. Bonsoir Josette, bonsoir André, continuate a guardarci, perché così almeno è un modo anche per tenerci in contatto e magari segnalateci qualche problema che noi veniamo da voi a fare i servizi. Ce la facciamo? SOS in Francia. France Camargue. È un po' dura, un po' dura. Non ci pagano le spese fino alla fine. Ci fa manco entrare, secondo me. No, entrare ci fanno entrare, ma le spese ce le danno. Cash. No, cash. A domani. Ciao.